Buonasera, buonasera. Come va? Come state? E mi raccontate cosa state mangiando, cosa avete mangiato o cosa mangerete? Io sto cenando adesso. E qua c'ho già il caffettino per il dopo cena. Due liquidi diversi. Noi sappiamo che Linda si sta mangiando qualcosa di aberrante. Quindi la crema di zucca. Io almeno sto mangiando with natural flavoring un iFood alla ai biscotti cremosi. Poi ho già mangiato Roar. Oggi sono i timidi. Cosa hai mangiato o cosa mangerai? Sì, no, non dico che non sia buona quella della tua mamma, dico che in generale è una chiavica. Sta per arrivare Mark. Mi è appena comparso sul telefono la notifica che ha acceso l'Xbox. Lui di solito mi guarda dal televisore. Su Xbox dall'applicazione di Xbox. Devo ancora mangiare, mangerò pasta al pesto. Grande classico per un gran genovese. Speriamo non mi mandi al cesso sta combo. Ok, food freddo. Un caffè bollente potrebbe non essere un'ottima idea, ma dis dix. Allora, vi spiego un po', ragazzi. Stavo pensando, visto che devo decidere cosa portare, e noi abbiamo un fisso che è Gears adesso, però abbiamo tre live a settimana. Quindi, siccome è apparsa una Morgana, sì, l'ho vista. Anzi, ancora lì c'è una coda che si vede qui, esattamente qui. Stavo pensando che, avendo già Gears Tactics, che lo vedremo venerdì, io vorrei portare, siccome non me ne frega più un cazzo di portare, a meno che non scada un embargo e quindi ci sia la mia live da fare, quindi porterò il gioco sotto embargo. A dire la verità, oggi scadeva l'embargo di un gioco che esce domani e che nei prossimi giorni arriverà la review, che è la versione PS5 di Chernobylite. Già sul sito trovate la recensione della versione PC. Io giocherò ancora un po' la versione PS5, poi la lascio lì per vedere come hanno fatto il porting e come sono queste features particolari su PS5. Comunque dicevo che porterò sempre un'avventura, non me ne frega più un cazzo di quello che tira di più, eccetera, eccetera. Porto quello che piace a me e so che piace alla maggior parte di voi che seguite me, visto che a parte i soliti fissi c'è gente che cambia. Vedo RPG Waldorf ieri ha fatto un raid al buon Pagonello e quindi lo ringrazio anche oggi, anche se non c'è. E portiamo generi diversi. Il mio genere, oltre, vabbè, agli RPG, eccetera, ma come sapete, sono le avventure grafiche. O le avventure in generale. Punta e clicca, grafiche, quello che cazzo sia. E quindi, a parte un gioco che può essere altri generi che mi piacciono, quindi un RPG, o un tattico, eccetera, eccetera, io quello che ci sarà sempre, sempre, sempre durante le mie live saranno le avventure. Che siano esse punta e clicca, grafiche. E via discorrendo, e si alternerà invece l'altro gioco.
Avventure ci saranno sempre. Tanto è vero che qua farò felice Roar e Mark, se si è già collegato. Il nostro Mark che non si è ancora collegato. Quando ci sarà la data ufficiale d'uscita di la data di uscita ufficiale di Return to Monkey Island, io porterò Monkey Island 1 e 2, visto che questo è il sequel ufficiale del 2. Sa come sarà il finestring allora? Cosa vuol dire il finestring? Porting? Cosa c'entra? Ho detto porting? Quando ho detto porting? A parte che è battuta di merda. Prima ho detto porting. Bella cazzata. Ovviamente poi si alterneranno, le avventure saranno sempre fisse, le alterneremo con tattico, adesso stiamo facendo Gears Tactics. Mi piacerebbe portare degli RPG, quindi probabilmente questo non so se posso portarlo, Mass Effect, però potrei farci un pensierino, visto che ho la Legendary. Devo provare a vedere se posso portarlo. Di sicuro porterò, ma non mi viene il nome. Gridfall, bellissimo RPG, anche quello c'è la recensione sul sito. E varie altre, porterò Baldur's Gate 3 quando uscirà dall'Early Access, sicuro. E via discorrendo. Buonasera, buonasera e buonasera. Parlavamo di te, Mark. Come va? Come stai? Roar, come vai? Come stai anche tu? Perché mi hai detto cosa mangi, ma non mi hai detto come va, come stai. Mark. Tu e la bellissima Kailina, cosa siete in procinto di mangiare o avete già mangiato? Tanto che bevo il caffettino. E abbiamo i nostri riti, quindi caffè, Itz e poi partiamo. No, Roar, non vorrò portarli tutti, per quanto ti faccia del male questa cosa, perché Return to Monkey Island è il seguito diretto del 2, ripartirà dal 2 e per quanto abbia detto che non è che toglie dal canon gli altri, per il creatore di Monkey Island i canonici sono l'1 e il 2. Poi ci saranno delle cose riprese da altri e quindi entreranno nel canon, ma non l'intero gioco. Tutto bene, avanti a bestemmia come al solito, perfetto, quello era il nostro motore della vita. Comunque tutto ok, ora vado a mangiare. Buon appetito, Roar, ti aspetto dopo. Mi fa del male perché il 3 è bellissimo. Beh, in realtà il 3 è quello che deve uscire. Però potremmo portare anche quello solo per te, Roar. Facciamo solo per te. 4-5, cena frugale, quello che si trova in frigo si mangia. Guarda, ti capisco benissimo. Perché noi siamo tornati dal Veneto e quando andiamo di solito via per più giorni non facciamo la spesa e tendiamo a lasciare il frigo vuoto per non lasciare andare a male la roba. Siamo tornati, ce l'hanno rimesso al culo con la sabbia in accademia, non abbiamo ancora avuto modo di fare la spesa e quindi la mia cena, a parte a pranzo, è stata mezza pizza, che abbiamo fatto mezza pizza io e Silvia, la mia cena è stata questa. Questo è cibo. Metta a fuoco. Creamy cookie. Questa è stata la mia cena. Adesso mi sono fatto il caffettino. Solo liquidi. Io ho fatto iFood, liquido. Caffè, liquido. Acqua, liquida. La mia cena di solito sono bestemmie, io mi nutro di bestemmie, liquidi e nicotina. Avrò una vita lunghissima. Mangiare e dormire è sopravvalutato, concordo, concordo. Come sta Kailina?
Facciamo un momento cazzi nostri, tempo della X e poi partiamo. Tanto che apertiamo. No, vabbè, rimango ancora un po' così. Sposto un po' la cam che taglia la testa con questo ciuffo. Barazzino per via delle cuffie. Va bene? Troppo. Non così. Così. Taglia ancora, vabbè, sti cazzi. Va bene così. No, va bene così. Una Morgana così. Facciamo così. Ma sti cazzi anche dei capelli. Befana come al solito, Kai. Minchia, speriamo. Vabbè, no, che non ti abbia sentito. L'hai scritto, però io l'ho ripetuto e adesso ti inculerà. Dopo dagli un abbraccione. Un bacione e anche un pizzico sulla guancia da parte mia, che so che il pizzico sulla guancia gli dà fastidio. Morgana ha deciso di distruggere il divano. Vedo da dietro. Però facciamo così intanto, va? Però poi non si vede quello che scrivete. Vabbè, lo leggo io. Spostiamoci qui, così tanto vedete la schermata di gioco. Altro un menu senza audio, senza nessun tipo di musica, eccetera. Questo lo licenzia ai tempi la buon'anima di Drio. E io giocai solo i primi 10 minuti, quarto d'ora del primo capitolo. Poi arrivò un botto di altra roba. Non lo finì mai. Lo giocai su PS4. Non mi ricordo un cazzo, tra l'altro. Quindi, go go go. Spero vi piaccia. Anche questo diviso episodi, raccolto in un'unica season, quindi sono 5 episodi, un po' come True Colors, ma sono in un unico titolo. Uscì ad episodi, quindi non tutti gli episodi subito, ma a cadenza mi sembra mensile. Mi sembra che era mensile l'1, il 2, il 3, il 4, il 5. Gran successo per Focus. E Siandin, mi sembra che si chiama la casa di sviluppo, il publisher Focus, mai annunciato un seguito però. Purtroppo, perché ne parlarono tutti bene, andò anche bene a livello di sia critica che vendite pubblico. Voilà, siamo pronti a partire. Quindi bando alle ciance o ciance, ciancio alle bande. E partiamo. Chissà se va col pad. La chat ce l'ho. Io ho bei ricordi di sporadiche scene. Sì, non mi ricordo se poi si parte. Minchia, con che violenza. Non mi ricordo se lo portò Drio in live o se avesse mai fatto live o lui o io su questo gioco. Tanto teniamo solo le voci. Sottotitoli ci sono, poi sì, l'unica cosa non tradotta è questa, ma va bene. Comandi, video, riconoscimenti, no, video forse. Tutto al massimo. Se ci dà problemi con gli FPS, li blocchiamo. Luminosità dovrebbe andare bene, non mi sembra, no, mi sembra un po' scuro. La metto a posto.
85. Non mi ricordo, però ho visto un pezzo e ci sta che lo portò o io o lui. Tante troppo, 75 mi sembra. 77. Facciamolo così, che già a me sembra un po' bruciato, ma voi dovreste vederlo bene. Devo capire il contenuto scaricabile. Li ha già scaricati due, tutti? Episodio 3, episodio 4, episodio 5. Mi dice in libreria, ma effettivamente me li avrà scaricati. Installa Steam, gioca adesso. Vabbè, vedremo, lo scopriremo solo vivendo. Che oggi ho fatto partire l'installazione del Complete Season, però mi ha scaricato solo 9 giga e non credo sia il gioco completo a 9 giga, però vedremo. Go go go! Leggi le lettere scritte a posto così. Francia, Parigi. 10 dicembre del 1792. You're not getting anywhere with this von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. Huh, that's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. L'ordine dorato. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you alive. Incazzato nero. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling it at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Non mi sembra, non mi sembra fatto bene il lip sync. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. It loosens tongues in no time. You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational and open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Se non ricordo male, avevamo la prima scelta. Von Borchert! Mm? Listen! Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last time. Where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. Non c'ho tempo. Allora, agiamo noi o ci fidiamo di lei? Allora, io mi ricordo, io ho giocato veramente poco, ho fatto l'inizio e poi dopo vedrete, ho fatto la parte iniziale
del gioco dopo, prima ancora di entrare nella villa dove dovremmo entrare. Io quella parte neanche l'ho vista. Quindi, io mi ricordo che agii io e mi spaccò il naso. Però riuscì a metterlo KO. Agiamo noi o ci fidiamo di lei? Ogni tanto farò scegliere a voi cosa fare. Per fortuna non è a tempo perché la pausa sto stronzo me la fa mettere. Non lo conosco, direi fidati. Agiamo noi o ci fidiamo di lei? Fidati, fidati, fidati. Fidati. Please, be my guest, Mother. Well done, Louis. You reacted perfectly. How do you feel, Mother? Couldn't be better. He's alive, so I can question him after we get back. Pity he's just a middleman. Means I haven't finished with this case. Oh, I had a feeling you'd be running off on one of your adventures again, Mother. You know what? I'm warning you. This time, I'm coming with you. No. Even though you impress me more and more, I have to do this on my own. Mother, you're no spring chicken anymore. Come on, let's go home. And don't forget to send our men to tend to Von Borchardt. L'ho lasciato lì così. Sfoglia, papà, fanculo. Un mese più tardi. 20 gennaio 1793. Isola di Lord Mortimer, al largo delle coste inglesi. Cyanid. Non si andin. Big Bad Wolf Studio. Sviluppo è loro? E Cyanid? Puoi vederlo così, era uno sforzo comune. Well done, Mother. You just had to pick up Von Burchard's trail on your own, didn't you? You ditch me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer, and now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. Il concilio. Ciao Mike! The Mad Ones. Ho cenato con iFood, Mike. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just... Qua si può mettere pausa. Io venerdì... Che gusto? Creamy cookie. Ah, venerdì l'hai mangiato? E com'era? Non mi hai fatto sapere com'era. O forse me l'hai scritto. Era buonissimo, non era l'uovo, era l'iFood. Non mi ricordo. Can't live without. I'm already hating this trip. And all I've done is think about it. Contrary to what one may be able to imagine, it was not the host himself who invited me. Well now, Duchess. We find ourselves both invited by Sir Holm. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh, no. We have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Holm, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir, what brings you... Ha un tatuaggio sulla mano. Cosa ci porta qui? Allora, io mangio... No. No, no, venerdì lo mangio. Ah, io lo mangerò venerdì prossimo. Cazzo, biscotto?
sbruffata. Il gioco è The Council. The Council è un'avventura grafica ambientata nel investigativa ambientata nel 1700, fine 1700. Lo abbiamo recensito sul sito, trovi la recensione ai tempi che uscì. Lo recensì la buon'anima di Drio. E come dicevo a inizio live, siccome ho deciso che per le mie live fisso io porterò sempre un'avventura grafica, punta e clicca, un'avventura in generale, e poi invece a turno, diciamo, i giochi che gireranno saranno tattici, RPG, eccetera, eccetera, ma ho deciso che le avventure saranno fisse sempre, quindi finita una ne inizierà un'altra e così via. Abbiamo fatto True Colors, abbiamo fatto l'espansione di True Colors, adesso The Council. Forse, visto che ormai Roar non c'è più, che starà mangiando, forse porteremo l'espansione di Before the Storm. Non so se quando porterò l'espansione dovrò decidere di portare l'espansione di Before the Storm, magari riporto prima Before the Storm, ce lo giochiamo tutto e poi l'espansione. E basta. E adesso questo è appena iniziato. Hai perso solo l'inizio, dove c'era sto tizio che ha parlato. Eravamo legati noi, protagonisti, e la madre a una sedia. Diceva: dove avete portato la cosa che mi avete rubato? Non te lo vogliamo dire. Va bene, allora vi farò parlare io con la mia pozione che vi scioglierà la lingua. Noi ci siamo liberati dalle manette. Abbiamo liberato noi e nostra madre. E la prima scelta era, quando lui è venuto davanti a parlarci alla sedia, se fidarci di nostra madre, fare agire lei o agire noi. Abbiamo fatto agire la madre, l'abbiamo messo KO e poi sei arrivato. E adesso siamo qua, un mese dopo che nostra madre è sparita. E voi, signore, cosa vi porta qui? Ragioni personali. Una faccenda con Lord Mortimer. Fatti i cazzi tuoi, a me già non stai neanche simpatico. Eminence, with all due respect, I prefer to keep my reasons for coming here to myself. Di niente, Mike. It has nothing to do with the legendary party that you all appear to be preparing for. I believe what you will, my son. However, everything is related to the legendary parties organized by our host. Yeah, I'll be the judge of that, Cardinal. Anyway, consider yourself fortunate, young man. Because there are many who dream of simply one day setting foot on this island. And only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. Fatti cazzi tuoi. Ah, siamo. Allora, qua faccio scegliere a voi. Fosse stata una regallina. Cosa vuol dire anche quest'altra minchiata? Re cappone, re gallina, madonna. Mi devi far bestemmiare prima della fine della live. Madonna che mine, sì, avevamo commentato anche quello, Mike. Le tettissime. Dicevo, qua faccio scegliere a voi. Gli rispondiamo? O facciamo i vaghi e giriamo la domanda alla duchessa? Da quello che so, anche qui le scelte avranno delle conseguenze. Non credo che questa avrà delle conseguenze, spero. Ma comunque loro si ricorderanno delle risposte che diamo. Gira, gira, duchessa, fai il vago. Perfetto. E allora giriamo la domanda alla duchessa. Duchess, you seem to be quite accustomed to things here. Am I right? I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really is up to you whether you leave better off or not. Please excuse me if you find me overly curious, young man. I did not mean to cause you any embarrassment. Do your own dicks la prossima volta. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. A cardinal? A duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Are you all right?
No, quanto pare. Una visione. Oh shit, your hand. Sta bene la mamma, eh. So. Okay, it's done. Did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Just one thing left to do. No, Mother, no, don't! What? Have you lost your mind? There is no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. No, sir. Don't. No. No! Che incrudelita la mamma. Not if you want to, Sarah. But you will pay for what you've done. Abbiamo della marmellata di mirtillo che ci corre. Are you right? What's going on? Here, take this. I'm sorry. Keep it. Adesso finita la cutscene, vi leggo la chat, eh. I'm fine. Don't worry. It's getting late. Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes. I'm sorry. I'm sure, yes. Fine. I definitely have to find Mother quickly. Am I going crazy or what? The Duchess arrived with me. What's happening to me, for God's sake? I absolutely need to find you, Mother. Perfetto. Da qui, ragazzi, per me è tutto nuovo. Allora, mi ricordavo le duchesse un po' più vestite. Dipende da quali duchesse ti ricordavi. Un po' allegra questa qui. E per me questa qua ci fa divertire in tutti i sensi. Buonasera, ciao Nio. Nico. Oddio, questo gioco non l'ho mai finito. Ah sì, mi ricordo, Nico, che tu lo stavi giocando da me. Tra l'altro, che scago infinito. Mamma mia, che bello. Sì, Nico, lo porterò tutto, lo giocherò tutto. Sembrava la McCredit zombie. Sì, vero. Allora, si può correre? L'ho fatto, Ciccio. Io voglio guardare. Non c'è un cazzo qua in giro. Davvero? Qua ci sono delle lettere, non me le fai leggere. Vabbè. Devo riparlare con la duchessa. Louis, during the trip I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Posso fare un soffocotto? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Carino! Questa cosa è molto figa. Lei che dice, ah, ci siamo già incontrati, perché giustamente abbiamo visto che conosce nostra madre. E giustamente ci dice, ah, sapevo che eri a un bivio quando ci siamo incontrati della tua vita. Alla fine cosa hai deciso di fare? Qua scegli la classe. La scelta della classe determina le tue abilità di base. Avrai a disposizione anche le altre abilità, ma sbloccarle ti costerà di più. Diplomatico. Politica, etichetta, linguistica, persuasione, diversivi. Mi interessa la linguistica e la persuasione di questo. Diplomatico brilla nei contesti sociali. Oratore nato, evita le gaffe e riesce a convincere i suoi interlocutori senza forzarli. La politica è il suo settore prediletto. Visto l'ambientazione, eccetera, il diplomatico mi ispira un botto. Anche se a guardarli così, solo senza leggere la descrizione, sceglierei il detective.
Occultista. L'occultista è un maestro delle illusioni, convinto dell'importanza del sapere, acquisito vaste competenze nelle scienze e nelle arti. Usare gli altri per raggiungere i propri fini non lo turba affatto. Manipolazione, occultismo, erudizione, scienze e sotterfugi. Sono tutte fighe. Andiamo detective. Interrogatorio, osservazione, psicologia, agilità e logica. Il detective eccelle nelle indagini, è in grado di notare ogni minimo dettaglio attorno a lui o in chi interroga. Persona pratica, non si tira indietro quando c'è bisogno di essere diretti. Vertacross, tutto bene? Tutto bene. Rana! Ciao Rana! Te l'ho già detto, ma il tuo nick è bellissimo. Rana di Twitch, mi piace un botto. Ciao Vertacross, tutto bene? Tu tutto bene? Rana, come stai? Anche a voi vi faccio le domande di rito, e anche a te, Nico, e anche a Mike, che siete arrivati dopo. Come state? Cosa avete mangiato o cosa mangerete? Intanto che io ho già la scelta che mi porterà via 10 minuti. Ricordo di questo gioco. Come mai lo ricordi? Rana? L'hai giocato o l'hai visto da noi? Ma io non mi ricordo se ho fatto io la live o... Oddio. Basta con la salsiccia e basta. Buona. Mike risponde sì a... Come stai? Cosa hai mangiato? Sì. Come stai? Sì. Cosa hai mangiato? Sì. Non ho capito. Io benissimo. Sto studiando per una verifica su tutto il programma di una materia di indirizzo. Ah. Allora, da una parte ti capisco, da un'altra... Ti dico che palle. Cosa stai studiando? E che indirizzo? Muoio di fame. E mangiati qualcos'altro, Verta. Mangiati qualcos'altro. Mangiati un dolce, mangiati... Mangia qualcosa, un secondo. Cosa? Mangio cibo dell'ospedale perché devo seguire una dieta in bianco. Ah sì, giustamente, tu non sei stata bene, ci sta. L'ho visto da te quando eravamo in casa da te una sera. Ho capito chi è Rana di Twitch. Ci tua. Dimmelo prima che sei tu. Non posso dire chi è. Non l'hai visto da me. Cioè l'hai visto a casa mia, ma lo stava giocando Nicole. Già fatto, ancora fa. E sei come Silvia allora, come Linda. Sei una fogna anche te, perfetto. E cosa hai mangiato di oltre alla pasta e salsiccia? Studio sistemi automatici, indirizzo, automazione ed elettronica. Bella rottura di cazzo. Muoio. Io che sto in vocal da loro in questo momento. Ah, Verta! Allora, chi sei? Ti conosco. Qua ci sono i segretissimi. Ma come, non sapevi chi era Rana? No, non lo sapevo chi era Rana. Intanto chiedo anche a tutti gli altri ragazzi. Allora, a me ispira un botto il detective, tanto che mi fumo la hits e devo scegliere. Voi cosa scegliereste? Mozzarella e prosciutto per secondo. Devi mangiare qualcosa di più sostanzioso, Verta. Verta è un mio caro amico. Lo conosco, Nico. Comunque benvenuto, Verta. A me ispira un botto il detective. Però il diplomatico anche. L'occultista, ni. Cioè, è l'ultima che sceglierei. Però detective e diplomatico... Rana, grazie. Abbiamo lo stesso dilemma. Bella detective. No, non lo conosco. Comunque mi conosci solo come abbonato, tra... Abbonato? In che senso? Abbonato al canale? No, iscritto al canale, non abbonato. Comunque mangiati qualcos'altro, Verta. Vai in modalità stealth, vai in cucina e... ciula qualcosa da mangiare. Ero abbonato. Ah, ok.
Allora, noi abbiamo questa villa che sono con... Adesso, quando entreremo nella villa, probabilmente siamo a una festa, il contesto sociale ci servirà. Però quanto ci servirà? Cioè, ci serve solo per questo? Poi comunque ti porta vantaggi a livello di dialoghi, eccetera, eccetera. Probabilmente evita le gaffe, se l'hanno scritto vuol dire che ti fa riconoscere, magari ti mette in rosso la risposta sbagliata, non lo so. Però il detective, visto che dobbiamo investigare, ci accorgiamo di robe, robissime. Continuo a mangiare, bravo, continuo a mangiare. E io ho mangiato un iFood, un caffè e due hits. Dai, next time, premi per te, promesso. Vai tranquillo se vuoi farlo, se invece c'è qualcun altro che segue qui a guidarlo, non ti preoccupare. Tanto a me fa già piacere che passi. Detetti, secondo me, è quello più bilanciato per socialità e scoperte di dettagli. Secondo me, ni, nel senso... Socialità non credo tanto. Per i dettagli penso di più, perché sennò non avrebbe senso far, devi farli equilibrati i tre. E dare delle cose esclusive a uno piuttosto che a un altro, visto che poi i rami ce li hai aperti, solo che ti costano di più. Quelli del tuo ramo ti costeranno un punto, quelli degli altri rami costeranno da due punti a salire. Ti ciulo il cibo, ma in maniera... Oh, Drio! Quanto tempo! Io mangio le sigarette, Mike. Quanto tempo, tra l'altro, torni con un gioco che tu conosci molto bene. Infatti dicevo prima che l'hai recensito tu, caro. Sono contento che sei passato, Driuzzo. Drio, anche per te, come stai? Come va? E che hai mangiato di buono? Ma in maniera altolocata da diplomatico, dai la colpa al cameriere, esatto. Tra l'altro, Drio, tu cosa hai scelto quando l'hai giocato? Hai scelto l'occultista? Allora, se ancora ti conosco un po' e mi ricordo di te, tu sei tipo da occultista. O sbaglio? Avevo letto oculista prima. Sì, lui ti guarda gli occhi. Ero senza occhiali, ho letto oculista. Non è blu, è... Sembra ottanio, ma boh. Perché io mi ostino a parlare con te? Non è glu, non blu, ah. Ma è Icos. E comunque mi trovo molto, molto bene. Io scelsi occultista, allora vedi che ancora ti conosco, Driuzzo? E ci manchi, Driuzzo, ricordatelo che ci manchi. È una vita, come stai? E no, mi trovo molto bene comunque, Berta. Comunque non erano solo gli occhi, avevo sentito anche male. Beh, avendo occhiali anche occultista. A posto. Ragazzi, io mi sa che vado su detective. Tanto lo sapevo, tu l'hai tirata lunga, ma tanto avevi No, perché io volevo diplomatico, perché cioè ha delle cose che ho io, la persuasione sì. E la linguistica. Oratore nato, evita gaff, non sono io. Riesce a convincere i soliti ricordatori senza forzarle. Ma tanto forzarle. Delle tre, cioè era palese che avresti scelto detective. Perché sei attirato da tutte quelle cose. Perché sono un detective anch'io. Perché ti piacerebbe. Escludi essere... l'impossibile e quello che rimane, seppur improbabile, è la verità. Il più grande detective del mondo, lo disse. Vedi, sai a memoria tutte le cose dei detective. Sherlock Holmes. Vado di detective. Ah, ma no. No, Drio dice di diplomatico. Ah, tre punti alla faccia del cazzo. Drio ha detto... Don Matteo? No, Sherlock Holmes. Ma Drio cosa fece? Occultista, secondo te cosa poteva fare? Anche io avrei scelto l'occultista. Perché siete anime affini. Un pochino sì. Infatti. Che bello, Driuzzo, che sei qua. Allora, penso che si possa tornare indietro, sì. Il detective ha ramo. Osservazione. Nota dettagli importanti o elementi posizionati in modo strano. Ho anche tre punti disponibili.
costano tutte un punto. Logica. Usa la logica e il tuo talento da oratore. Sblocca azioni. Ah, questo sblocca opzioni di dialogo. Tu? Sblocca azioni e opzioni di dialogo. Sono liberi, quindi non c'hanno prerequisiti. Psicologia, interrogatorio. Noti qualsiasi stranezza nel comportamento e nell'aspetto delle persone. Ci sono molte cose. Sblocca tutte le opzioni di dialogo. Usa la tua coordinazione per muoverti al meglio nell'ambiente. Talvolta può essere utile anche con le persone. È una bella sfida. Comunque va abbastanza. Stasera cena con due fettazze di pollo impanato. Buone. Voi come va? Drio, ce l'ho talmente tanto nel culo che mi sento grattare l'ugola. E ti basta come risposta. Tra accademia, redazione... Vabbè, redazione te lo potevi immaginare. E tutto il resto. Quindi dovrei prendere prima... Ma siamo a livello 0, qua siamo già a livello 1. Invece il diplomatico convince le persone con la sola forza di volontà con il tuo e con il tuo atteggiamento. Però non mi dice che cosa fa. Giustamente. Poggio la tua conoscenza approfondita della situazione geopolitica parlando di interesse alle nazioni e rapporti diplomatici. No, io vado di detective. Ho 3 punti. Il tuo passato ti conferisce un punto abilità in manipolazione. Il tuo passato ti conferisce un punto abilità in psicologia. Ah, in manipolazione, quindi mi ha dato comunque un punto qua. Però se un punto ce l'ho, perché non mi fai vedere... Che cosa mi dà? Se ti sblocca le abilità interrogatorio, osservazione, logica, psicologia, agilità. Ora hai a disposizione 7 punti. A 7, l'ho convinto 3. Ma scusa, 3 punti disponibili e qua mi dice 7. Aggiungi un punto. Non sto capendo. Aggiungi un punto. Un punto ce l'abbiamo qua. Un punto ce l'ho qua. Sono 2. Dovrei averne 5. Ora hai a disposizione 7 punti impegno da usare per le tue abilità. E io qua punti disponibili 3. È già un problema. Stanchi morti. Se vuoi in privato ti diciamo le cosissime. Di base stanchissimi. E tu? A me Lugo la gratta per colpa di quello stronzo del Covid avuto settimane fa. Cazzo. Ciao Roar. Oh, io un punto in osservazione ce lo metto. No, vedi, il cazzo ho 7 punti, ne ho 2, ne ho 3. Uno in interrogatorio. E una è logica. Sono indeciso se metterne 3 singoli o toglierlo a interrogatorio e metterne uno in più a osservazione. Ah, non mi servirebbero 3 punti per mettere il livello 2, quindi no. Tranquillo, ho avuto un'influenza un po' aggressiva. Questa cosa non mi è chiara, Adriuzzo. Qua mi dice che avevo a disposizione 7 punti impegno da usare per le mie abilità. Le mie abilità sono qua. 7 punti impegno, un cazzo, perché... Ne avevo 3, gli altri 4 dove ce li ho mangiati. E poi ne avevo 3. Messo uno qua e uno qua, da 7 scendo a 5. Ne avevo 3, quindi comunque 2 punti mi mancano. Perché? Vabbè,
io confermo questi. Poi solo il tempo mi dirà se ho fatto bene o no. Siamo sicuri? È vero che potrebbero essere cose diverse, Mark, però mi dice ora hai a disposizione 7 punti impegno da usare per le tue abilità. Rendo conto che le abilità sono qua e punti disponibili, perché qua non mi dice punti impegno, mi dice punti disponibili 3. E mi dice che ne ho 7 da usare per le abilità e queste sono abilità. Perché non ce li ho? Cos'è successo? Well, over the last few years, I've seen a number of crime cases, like the chauffeur d'Angers, for example. Thieves that torture their victims with burning embers. Charming. How did you catch them? I told the most cowardly one that the others had given him up. Ah, and I wager your thief suddenly started to talk. You wouldn't believe it. He told us everything. The jobs, the stashes, the names of his partners. Couldn't shut him up. I heard about that case, but I didn't know you were the one who solved it. I'm flattered that the news made it across the channel. And you've got a darn good memory, Duchess. Well, they say I have the memory of two people. But please, call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance. Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Bene, bene. Per punti impegno, no, no, aspetta, Rotflor. Non ricordo male, i punti impegno sono i quadratini lì sotto. E infatti sono 7. Ah, per usare quelle 4 abilità? Che scelta di merda, però. Come termini. Per usare le tue abilità devi consumare i punti impegno, ok. E poi si recupereranno in qualche maniera. Ah, ci siamo già conosciuti, non vi ricordate di me, vero? Ci mancherebbe, scusatemi. La diplomatica avremmo potuto utilizzare, meno per sogno, quindi mentile. Cioè, menti. Ci mancherebbe, scusatemi. Please excuse me, madam. I'm sure we've met before, but I don't remember where. I appreciate your honesty, even if it's not very flattering for me. I imagine that with your beauty, madam, it's the first time a man hasn't remembered your face. Well, I must say, you make up for yourself rather elegantly. Grazie, cara, grazie. Please, stop torturing me. I'm completely at your mercy. Where have we met? 4 years ago, in London? No. Sorry, I don't remember. In the office of William Pitt. Remember? No? I'm so sorry, Emily, but I really don't remember you. Let's drop it, Louis. It doesn't matter. Right, time to go to the manor. Opportunità. Le abilità ti consentono di scoprire dettagli nascosti. Seleziona l'oggetto più coerente con la situazione e scopo. Che cazzo vuol dire sta roba? Le opportunità non consumano punti impegno. Per accedere... L'abilità richiesta in una determinata situazione è sufficiente averla già sbloccata. Non sto capendo. Sì, ci sono modi per recuperarle. Cosa cazzo vuol dire sta roba? Opportunità. Le abilità ti consentono di scoprire dettagli nascosti. Seleziona l'oggetto più coerente con la tua situazione, con la situazione per scoprirli. Le opportunità non consumano punti impegno. Per accedere all'abilità richiesta in una determinata situazione è sufficiente averla già sbloccata. Quindi... I asked her a question. She answers with another. Is she playing with me? Questo è pure a tempo, quindi deve essere pure veloce. C'è tua. Non ricordavo il tutorial la spiegasse così male. Drio, perché non te lo ricordavi? Perché era in inglese. Quando l'hai giocato tu, era in inglese, quindi probabilmente era chiaro. Quando hai finito l'ultimo episodio, con l'uscita dell'ultimo episodio, se ti ricordi, con l'uscita dell'ultimo episodio, annunciarono, siccome stava andando benissimo, stava vendendo da Dio, annunciarono la traduzione in italiano. Ma tu i primi 4 li giocasti in inglese.
Devi avere i riflessi pronti. Sì, Nicole, io sono vecchio. Cazzo che ho i riflessi pronti. Però la memoria è ancora buona. Ogni persona che incontri sull'isola ha una personalità unica che la rende vulnerabile ad alcune abilità e immune ad altre. Sfruttare la personalità degli interlocutori è fondamentale per conseguire i tuoi obiettivi personali. Le abilità utilizzate con le immunità non saranno efficaci e ti renderanno esausto, mentre le vulnerabilità sfruttate ripristineranno un punto impegno. Consulta le immunità e le vulnerabilità nella scheda diario del menu. Immunità scoperta, vulnerabilità scoperta. Premi cazzo buffo per accedere alle opzioni del menu. Va bene. Emily, please excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother. Do you know her? You'll see, Louis. Everybody here knows Sarah de Richet. I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother one way or another. And if I can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. Talenti. Eseguendo determinate azioni otterrai dei talenti. Leggi le condizioni richieste per sbloccare e i loro effetti. Scoprirai che sono estremamente utili. Consulta tutti i talenti nella scheda apposita del menu. Andiamo a fare sta roba. Allora. Personaggio. Questo l'abbiamo visto prima. Talent. Allora, questo è quello che ci dà. Minchia. Mezza agli elementi falsi. È parecchio profondo e complesso. Perché questo tipo maestria indagatoria. Indagatoria, non ho letto giusto. Di mezza agli elementi falsi visualizzati durante l'opportunità, che sarebbero quei due quadratini. E uno non serviva un cazzo e uno era giusto. Per fare sta roba devo raggiungere il livello 3 in osservazione, che sono un botto di punti. Il livello 2 in interrogatorio, che sono un altro sbrego di punti. E il livello 2 in psicologia. Quindi o ci danno punti a fottere o sta roba la sblocchi ogni morto di papa. Atleta. Personaggi, persuasione logica, manipolazione psicologia, vabbè, tratti, in un punto abilità è sempre stato molto carismatico, fiducioso, tiene un punto abilità, si è fidato di tua madre, vabbè, detective ce l'avevamo per la classe. È sempre stato molto caro. Questo è perché gli abbiamo detto che non ci ricordiamo di lei, ma c'ha delle tette bellissime. Quindi abbiamo preso un punto abilità in manipolazione. Dove mai? No, ce l'avevamo già da prima. Vabbè. Questa è la mappa, diario, vediamo cosa abbiamo sbloccato. Paradorio dice che ci sono più modi per sbloccare l'abilità, anche se non hai scelto le altre due classi. Quindi... E c'è? Perché mi fissi così? Perché so che ti imbarazza. Allora, Hills... Aspetta, che qua se comincia a pronunciarla sbagliata ride Mike. Hillsborough, Emily. Perché se leggi solo Hill e poi il resto potrebbe suonare male. Anche se a lei potrebbe piacere. No? No. Immunità logica, quindi roba di logica con lei. Oh, cazzo. Ops. Io ho scoperto un'immunità... e una debolezza. E la debolezza dove minchia è scritto? Allora, sbagliato. Scusa, immunità logica, da scoprire cosa? La vulnerabilità? Ma me l'ha detto prima, vulnerabilità scoperta, immunità scoperta.
Non è solo da level up, ok? Mike ride. Gli piace che la imbaffi dalle colline. Mi mancavi, Drio? Emily! Colei che ha preso le colline è una duchessa inglese molto vicina alla corona del suo paese. Estremamente riservata, non parla volentieri delle sue origini. Emily è comparsa sulla scena politica solo dopo il matrimonio, che alcuni ritengono essere stato di interesse, con un anziano aristocratico inglese in declino. Libertina, quindi un po' zoccola. Moderna, quindi ancora un po' più di zoccola. Ma discreta, si è messa in prima linea e ha deciso di stringere rapporti di collaborazione con personalità più importanti dell'alta società. In pochi anni è quindi diventata la funzionaria diplomatica preferita dalla regina, cosa che molto probabilmente ha spinto il suo primo ministro, William Pitt, ad assumerla come sua segretaria personale, provocando così sospetti e gelosie. In passato Emily ha visitato la villa sull'isola di Lord Mortimer, questa volta ha accettato l'invito di Sir Gregory Holm, perché non avrebbe rinunciato a uno di questi famosi ricevimenti per tutto l'oro del mondo. Gli ha spiegato le minacce, la meccanica, immunità e debolezza, ma per ora hai solo le sue immunità. Emily, collina innevata. Innaffi, Oxford, esatto. Ok, vabbè, non era molto chiaro, ma ok. Deriche lui, siamo noi. Unico figlio di Sara, Louise Morat Deriche. È un giovane aristocratico parigino. Fin da bambino, Louise ha frequentato i circoli di sua madre, entrando a far parte dell'Ordine Dorato, la società segreta capeggiata da Sara. Già nel giorno del suo 14° compleanno, ragazzo precoce, Louise ha fatto rapidi progressi al fianco della madre, nonostante le cure quotidiane per l'emicrania cronica che gli avevano prescritto. Quella che abbiamo avuto prima. Scalando i gradini della società segreta, ha finito per assistere Sara in casi di occultismo, nei confronti dei quali si è dimostrato particolarmente versato. Con il passare del tempo è diventato ciò che sua madre aveva previsto. Il futuro da capo dell'ordine dorato per lui è già scritto. Piaggi Giuseppe. Poteva non essere italiano questo. Sua Eminenza, il Cardinale Piaggi Giuseppe, è un emissario di Papa Pio VI. Illustre oratore, Piaggi ha sempre servito allegramente i principi della Chiesa Cattolica. Essendo uomo di scienza... No. Non può essere un uomo di scienza. È proprio in contrasto con quello che fa, però. Essendo un uomo di scienza e appassionato di filosofia, ben presto il suo nome arrivò all'orecchio del Papa, che lo nominò Cardinale. In pectore. Grazie a questa relazione di fiducia, Piaggi aiuta costantemente Papa Pio VI nella difficile missione di guidare i fedeli. Invitato da Sir Gregory Holm, Piaggi è felicissimo di poter incontrare il vecchio amico Mortimer, nonché di rappresentare gli interessi della Santa Sede. Sara, nostra madre, Deriche. Sara Faustina Deriche è un'aristocratica francese. 34 anni fa, Sara prese il comando di una delle più importanti società segrete, l'Ordine Dorato. Donna dalla volontà di ferro, l'obiettivo di Sara era di riuscire a infiltrarsi nelle cerchie più importanti dell'alta società. Politica, scambi commerciali, segreti di Stato o ambito paranormale, l'Ordine teneva sotto controllo ogni cosa. Uno dei più grandi cambiamenti apportati da Sara alla società segreta è stata la sua espansione in America, Europa e Africa centrale, per non parlare poi dello sviluppo del settore occulto, di cui si occupava personalmente. Sara ha allevato il figlio Louis con un unico obiettivo, far diventare il nuovo punto di riferimento dell'ordine. Posto così. Questa è la mappa, su più livelli ho visto. Questa abbiamo visto, i tratti li abbiamo visti in inventario. Inventario non l'abbiamo visto. Ah, questo è il motivo per cui avevamo un punto... No. Posso usare? No. Perdiamo un po' di tempo qua, ma poi devo andiamo avanti. Psicologia qual era? Questo? Allora, questo... Ah sì, è il cervello che è questo, infatti. Deficiente. Allora, un punto abilità psicologia. Fazzoletto di Emily è quello che ci ha dato prima. Fazzoletto che ti ha dato Lady Emily. La macchia di sangue è la tua. Vi sono ricamate le sue iniziali EH.
Ah, questo è l'invito di Mortimer. Guardate che vi leggo, va. Beh, all'epoca, sai, la scienza era in mano alla Chiesa. Sì, però capisci che non vanno molto d'accordo scienza e religione. Roar. Ma Piaggi va in giro in Vesp. Questa è bruttissima. No, dai, ovviamente. No, Roar, va in ape. Olè! Non la leggo più la chat. Egregio Monsieur de Richer, vi scrivo per rendervi partecipe della situazione in cui mi trovo, la quale mi provoca non poco imbarazzo. Come probabilmente già saprete, ho invitato vostra madre, Sara de Richer, sulla mia isola ormai diverse settimane fa. Dovevamo discutere di alcuni progetti in comune relativi al vostro ordine. La sua permanenza è stata tranquilla fino a ieri, quando vostra madre è improvvisamente scomparsa. Non intendo preoccuparvi oltremodo, ma vi chiedo di raggiungermi al più presto per aiutarmi a fare luce su questo mistero. Vi prego di accettare l'espressione della mia più profonda stima. Ossequi, Lord Mortimer, Marchese di Westfordshire. Ok. Torniamo indietro, vediamo. Qua c'è un pallino. Che cazzo è sto pallino? Prendi. Pappa reale. La pappa reale ripristina 2 punti impegno. Buono. Non puoi portarne con te più di 5. Premi giù per usarlo. Great. Buono così. Honey. Le ho qua. Pappa reale cura le alterazioni negative. Rivela temporaneamente l'immunità e le vulnerabilità relative a una scelta di dialogo. Questo Tribulus Terrestris. Acqua di melissa. Il prossimo uso di un'abilità non ha alcun costo. Carini questi. Certo che l'interazione però potevano farmela vedere meglio. Figa, è un puntino blu. Piccolissimo. Posso vederle queste adesso? Come le fa vedere le lettere? Strano però. Vabbè, andiamo avanti. Va giù? Non mi fa andare. Must be an incredible view from up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. Eccolo qua. Honey, I couldn't have hoped for better. Vai, vai, miele a fottere. Good. Io non volevo andare lì. May I ask your name, please? Louis Moraes de Richer. Monsieur de Richer, delighted to welcome you among us, sir. Stavo andando sul pontile. You must be Sarah de Richer, son. I must tell you we are doing our utmost to find your mother as quickly as possible. Cosa what can you tell me about the disappearance of my mother? 2 weeks have passed since Sir's mother went missing. All the staff here have since been busy searching every nook and cranny of the island. But Sir may rest assured, we shouldn't be long in finding her. And just what have you found so far? It would seem that Sir's mother may be hiding on the island and regularly changing her location. But no one seems to know why she would find this behavior necessary. What do you mean? On several occasions, we have found leftovers of food, a few of her things, or even traces of campsites. The reason why we're searching the wharf again is because lights were spotted there last night. Where we are now? Indeed, sir. According to our information, lights were seen in the middle of the night, sir. After verification, none of the guests seemed to have left the manor last night. We think that perhaps Sir's mother was here. Oh. Anche questo a tempo. Le abilità che possiedi ti consentono di fare scelte di eseguire azioni uniche in cambio di punti impegno. Più elevato il livello di abilità, minore sarà il costo in punti impegno. Ci sono testimoni, avete trovato qualcosa qui. Beh, per questo che abbiamo pausa me la leggo prima. Penso che userò la nostra abilità. Difficoltà 0, interrogatorio 1, ok. And did you find anything then? We discovered a certain amount of damage, sir, on the wooden part of the wharf. What type of damage? Broken barrels mainly.
We'll do whatever is necessary to have them rapidly repaired. But quite frankly, I can't imagine what Sir's mother would have been doing with them. What could Mother have been doing with barrels? Nevertheless, our search of the wharf hasn't been entirely unsuccessful, though. What do you mean? We seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials SDR. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother. Ma va. Sarah de Richet. Ma me lo dai il fazzoletto. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll in the wharf for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, sir. The one you arrived by. Allora, ridatemi il fazzoletto. Datemi cortesemente il fazzoletto. Era manipolazione, persuasione. Posso usare la logica. Date pure a me il fazzoletto, me ne occuperò io. Dai, ciccio in maschera, dammi il fazzoletto. Give me the handkerchief. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, but... Invited by your master. No, of course, but... Because my mother went missing right under your nose. Sir, please. And having only just arrived, you refused to give me her personal belongings. Minchia, cazzo duro, proprio. Of course not, sir. It was never my intention to contradict, sir. Here you are. I must return now. It is still much to prepare in order to welcome all the guests. Cazzo durissimo. Ecco, vedi andartene tu sto parrucchino che te lo stacco. It is indeed your handkerchief, mother. You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Let's think. What could she have been doing out here on this wharf? Allora, servitori, abbiamo scoperto un po' di roba. Domestici, tutti i domestici di Mortimer indossano una maschera. Questo è un argomento di conversazione ricorrente tra gli ospiti, poiché nessuno sa veramente il perché di questa scelta. Logica e interrogatorio sono le vulnerabilità che ha. C'è qualcos'altro da scoprire. Inventario, abbiamo quello di nostra madre. Credo che non si possano vedere o analizzare. Cioè, comunque il modello 3D ce l'hai fatto vedere. Perché non farmelo vedere? E aggiungere questa meccanica che analizzi, puoi trovare robe. Oggetti narrativi. Oggetti narrativi. Carino anche come è fatto il menu. Dario. Mi piace la UI di questo menu. Se n'è andata quell'altra. Ti piace la UI di questo menu? A me non dispiace. Allora. Vabbè, cosa leggo? Eppure rido. Amico pappa reale, quanto mi mancava. Ho reso lui diabetico. Fazzoletto materno, va bene. Ui. Uv. Cos'è sta roba? Monete da collezione, monete per durre nella... Ah, vabbè, questi sono di collezione. Sai che questo potrebbero darci idee, Mike? Per noi? Ma la UI magari no. Allora, hanno detto che l'hanno trovata sul molo. Io lo sto facendo, rompi palle di un tutorial. Cosa da prendere? Pappa reale a fottere stiamo trovando. Qui cosa c'è? Ma che mai non... Cosa? Cosa, scusa? Tutto? Cioè, hai presente che... Poi io non dovrei parlare, che sennò Silvia rompe i maroni. Ma tu hai presente che noi abbiamo il nostro gioco. Non abbiamo oggetti, ovviamente, 3D, eccetera. O comunque oggetti che vedi, che prendi. O l'inventario, eccetera, eccetera. Parlo in quella maniera che ti ho fatto vedere prima, dove tu prendi questo oggetto e poi quando metti pausa, invece di averlo nell'inventario, noi abbiamo il diario, lo mettiamo... con una piccola icona fatta apposta, non sarebbe male. Ne trovi a fottere quanto te ne pare. Quanto te ne pare. Ne trovi a fottere quanto te ne pare. A fottere. Ho capito che ne trovo a fottere, Drio.
Hey, there's something not right about this floorboard. It's different from the rest. Minchia, che occhio, è rotta. Difficoltà 3, spaccala subito. Prendiamo, prendo 3 punti, faccio un cazzo, subito pappa reale dopo. There we go. Let's see what's hidden inside. There's a book and also a bag. The Mysterium Cosmographicum. I know that book well. Mother used to read passages from it to me all the time. And judging from what I can see, it's the same one as hers. For crying out loud, what's happened to you, Mother? Manoscritti. I manoscritti ti consentono di istruirti nel corso dell'avventura. All'inizio di ogni missione potrai scegliere cosa leggere e ottenere punti abilità permanenti. Digo, quindi all'inizio di ogni missione, che dobbiamo capire quale sarà la missione, noi possiamo leggere solo un libro o tutti i libri che abbiamo. Perché qua mi dice potrai scegliere cosa leggere, quindi possiamo leggerne solo uno. Quindi dovremmo fare delle scelte. Chissà se alla fine del gioco avremmo avuto l'opportunità di leggerli tutti. Questa è una cosa interessante. Ci sta. Parte. Let's look inside the bag. A little food, a few toiletries, a small key, and some kind of black powder. Via su tutto. Cammina la polvere subito. The bottom of the bag is covered in black powder. Shit, those are definitely my mother's things. I recognize her hairpins. This bag smells of her perfume. A piece of soap, some oils, and her powder puff. What does all this mean? Some fruit, a piece of bacon, and some bread. The fruit's still firm. The bread's a bit stale. From the smell, this food's been here roughly 2 days. And if it's rationed, there's enough left to last 2 more days. Solo uno tra quelli che hai trovato, immaginavo. Mi chiedo se alla fine del gioco potremmo averli letti tutti. Ci sarà la possibilità di averli letti tutti. An iron key completely rusted. Me lo chiedi pure, prendi la chiave subito. It might be useful. I hope mother wasn't counting on it. E prendi la borsa. Right. Just in case, I'll take it all. I'll give it back to mother when I see her. Oh, viene fuori che possiamo usare anche la madre e sta roba l'aveva messa qui apposta, l'abbiamo preso. Crying out loud. Why did you hide supplies in the middle of nowhere, mother? I don't know what's going on here, but you obviously feel like you're in danger. Allora, pappa reale subito. Non si sa mai, tanto ne abbiamo 3. Vediamo le cose che abbiamo trovato. Questo è il libro che possiamo leggere dopo. E anche questo potremmo leggere dopo, probabilmente. Abbiamo trovato la chiave. Una chiave di qualità infima. Vabbè. Andiamo indietro, vediamo se si può leggere qualcos'altro. Non credo che ci sia l'opportunità di leggere. A sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Però queste qua prima non c'erano. This chest might belong to Duchess Hillsborough. Questa è una cosa che non è fatta benissimo. Cioè, se arrivo qua le cose, dammele già subito. Non devo continuare a fare indietro, avanti indietro, avanti indietro. Per ricontrollare tutto. Ma ci siamo passati prima. Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time. A lantern. Nothing special.
Continuo qui. No. Vedi, adesso me la vedo. Ci però un indizio lo facciamo dopo. No, facciamo subito. Andiamo subito. Ah, one of the letters is stamped with the seal of the order. And I'd recognize your handwriting anywhere, mother. But who is this Samuel Ritter d'Oshawa? Who are you writing to? I don't recognize the name. Let's see what's inside this letter. So, dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Richet. Un regalo per studio, mother. Secrets, always more secrets. You never talk to anyone using language like this. Something's going on here. Who is this Samuel Ritter? And for crying out loud, who is this Manuel Godoy that you keep bringing up? Think. Godoy, Godoy. Manuel Godoy. Why does that name sound so familiar? No, vedi, non ce l'abbiamo. Infatti non ce lo fa. Non ricordo. I'm guessing he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But just can't put a face to him. Well, hope we meet to talk about it soon, mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. Pappa reale subito, almeno. L'altro ce lo teniamo per sicurezza. Leggiamoci le altre lettere. Me ne farà leggere. Let's see what's hidden inside. Esamina le lettere una alla volta. Minchia quante. Allora partiamo con questo. It's too badly written. I can't make out the address. Basta così. Galbraith. The address is 50 Bedford Square, London. The address is in Sao Paulo, Brazil. That reminds me, it's about time the order sent some envoys there. Hmm, a letter written in an oriental language. Linguistica, mannaggia il cazzo. I haven't the slightest idea what it says. Peccati, non la facciamo vedere, la facciamo vedere a Silvia. Address in Cairo, Egypt. Mortimer communicates with the whole world, apparently. Dopo guarda il cancello al portice dove hai trovato la borsa. Sì, sì. Ero tornato qui per vedere se me lo faceva vedere. Mi faceva vedere la cosa qua. Angelico Brass. Conosco questo nome, il cazzo, perché ci voleva occultismo, non mi dice niente. This name sounds familiar. Brashi, Brashi, Brashi. No, Brashi, è Braschi. No. Can't seem to place it. Ci tua, doppiatore. Abbiamo finito. Speriamo di trovare altra pappa reale in fretta, così la uso. Me ne tengo una per dopo. Dai che la chiave apre, si apre qua, dai, dai. Apri il cancello. I'll never get it open barehanded. Sotterfugi, utilizza la chiave. L'hai visto? There we are. Con una bella pappa reale ci starebbe da Dio, vero? E ce la dai, vero? This looks like a
pistol case, but it's empty. Ah, la pistola che abbiamo visto quella visione. Do with you, mother, but if it does, at least now you're armed. Just like in my vision. And none of it's telling me anything useful. Honey, I couldn't have hoped for better. Ah, Papa Reale, subito. Voilà, abbiamo ancora uno. Hmm, this wharf is used as storage for a lot of barrels. Aha. Uh-huh. What have we here? La polvere nera che c'ha? It's cannon powder. Unusable now. I don't know what the person who left this barrel like this had in mind, but it's a waste. So, let's go through this. My mother's been hiding pieces of bread between the rotten boards of a wharf in the middle of the night. That's not normal. And if that weren't enough, looks now like she's armed. Meanwhile, she also takes the time to send out letters, reassuring whoever might be interested that she's having a fabulous time here. So odd. So very odd. And that's not even all I've noticed. But maybe I had to move on to the manor now. They'll be waiting for me. At least... Ah no, frammento di ambra. Hai appena trovato un frammento di ambra. Raccogliene 4 il tuo numero massimo di punti impegno. Aumenterà di un'unità. Figo. A fragment of amber. Finito, non c'è nient'altro. Go, 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 andiamo alla parte totalmente nuova per me. Il diabete sale, sì, frega cazzi, Drio. Ma ci servono i punti. Come hai fatto tu, ci servono anche a noi. Aspetta a salire. Non abbiamo linguistica. Annesis, mi fili, quantilia pronuncia mundus vergatio. Qua serve Silvia. In latino me lo devi tradurre. Translate the text, se sono dimenticati di metterlo in italiano. Latino facile da tradurre. Linguistica non disponibile. Ma noi abbiamo l'asso nella manica. No, non posso, non c'ho i punti per tradurlo. Quindi rimembra i tuoi studi liceali. Ah, mio figlio, e quello lo so pure io. Parte così. Ai. Verbo. Vabbè, e l'altro cosa sarebbe? Quanta prudenza? È mundus. Ho capito, ma quanta prudenza, mondo. È il verbo regato. Rimembra. Silvia, rimembra. C'è qualche latinista qua? Manca regatur. Cazzo. Datti da fare. Regatur. Cos'è? Essere retto. Quindi tradotto cosa vuol dire? Non sai, figlio mio, quanta prudenza nel mondo per essere retto. Con quanta prudenza il mondo è governato. Ok. Oddio, latino, non mi ricordo più un cazzo. Posto così. Un po' io, molto di più Silvia e un po' Google ci ha aiutato. Vabbè, a posto così. Andiamo. Tra l'altro, un'altra cosa, Drigo, se tu lo ricordi. Punti esperienza quando li prendi. Un po' di roba l'abbiamo fatta, però non abbiamo presi.
1750 ce ne mancavano e 1750 ce ne mancano ora. Qual è la liesing? Ma non ho capito, hai tradotto? Non ho tradotto perché non avevo l'abilità adatta. Sì, perché l'ho letta e lui ci dice traducila, c'hai questo modo o quest'altro. Non lo puoi fare, te ne vai. Ma noi avevamo il trucco di tu che hai studiato latino, io che un po' me lo ricordo, e Google. Sì, ma... Non lo so, se avevi nel gioco, se avevi la possibilità di tradurlo, ti dava qualcosa. Noi l'abbiamo dato un cazzo perché l'abbiamo tradotto noi. Quindi magari si verrà fuori in qualche magari discorso. No. Allora, e quanta prudenza. No. Il poca dovere. Quanto? Quanti lui? Quindi con quanta poca prudenza il mondo è eretto? O è governato? Magari ci servirà in un dialogo, però con quello ci poteva servire. Qua possiamo sfruttarlo, perché siccome non avremo, magari durante un dialogo, mentre uno parla, non avremo la cosa sbloccata, riusciremo a capire che cosa scegliere da questa cosa, spero. Se no, amen. This manor at the top of a rocky outcrop. Beh, ti tornerà utile, sappi che... Comunque per ora molto figo, si vede che è un gioco vecchio, che era un gioco doppia A per la vecchia generazione. Questo chi è? Poseidone? No, non è Zeus, non ho visto. Impressive. Poseidone ha un... Ah, oddio, ancora tu. Non ho visto. Aspetta, dobbiamo parlare con l'eminenza. You are the son of Sir Derice, aren't you? Derichet. You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, if it will help, you can always give it to me. Oddio, gaffe. Ecco cos'erano le gaffe. Nel corso di un confronto dovrai superare diverse fasi cercando di essere sempre il più convincente possibile. I confronti hanno conseguenze dirette sul resto della storia, quindi non esitare a fare uso delle tue abilità. In ogni confronto viene utilizzata un'interfaccia che indica fino a che punto hai convinto il tuo interlocutore. Thank you, my son. I'll bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? Le mie abilità qua per ora non servono. Sì, si trova qui già da una settimana. No, consegnatemi la lettera. Ora, andiamo per logica da esseri umani. No, consegnatemi la lettera con il punto esclamativo non mi sembra un buon modo per parlare con un'eminenza. Quindi cerchiamo, auguri, grazie Adria. Porticina sobria e modesta, esatto. Allora, quindi se quello non è, abbiamo due scelte. Questo, sì, si trova già qui da una settimana, cerchiamo di essere un po' accomodanti. Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right, I shall see her tomorrow. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. Ah, if you only knew, my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. It's me, my dear. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed.
Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Allora, qua avevamo delle abilità che ovviamente non abbiamo, perché saranno sicuramente dell'occultista o del diplomatico. Infatti abbiamo etichetta non disponibile. Occulti, ovviamente, ci tua. Allora, è un segreto professionale, mi dispiace. Il problema è che non abbiamo neanche punti deboli o... Allora, siamo membri di un ordine dorato, è un segreto professionale, mi spiace. Vogliamo essere discreti col rischio di fare una gaffe, o vogliamo dirlo e magari accomodarlo? Però potrebbe essere che essere discreti lui lo apprezzi, perché anche lui è discreto, quindi apprezzi questa cosa, invece essere sfacciati non lo apprezzi. Però non abbiamo informazioni, quindi che minchia facciamo? Anche perché poi lui non so come la prende la questione dell'ordine dorato. È vero che ha un tatuaggio, potrebbe farne parte anche lui, ma se ne facesse parte anche lui, noi lo sapremmo, l'avremmo come informazione. Ma sbattiglielo in faccia. Nel dubbio non si danno mai informazioni. Sono d'accordo. La Chiesa Cattolica, ogni scienza appassionata di filosofia, ha permesso di una... Ah, non ci dà niente la descrizione per capire. Però per ora abbiamo uno, Mark, che ci dice non si danno informazioni, e Mike che dice prendi e sbattiglielo in faccia. Il modello del personaggio non posso vederlo, vediamo se mi fa vedere la mano. No, non cambia, vero? È la mano sinistra. No, ci sono solo queste due. No info. Allora no info, dai, vediamo. Però sai, il modo come l'hanno scritto, un segreto professionale, mi spiace, ho paura che lo dica in maniera troppo brusca. E non per dire, guardi sua eminenza, mi spiace, ma non posso dirglielo ancora, ma anzi io direi così. Ma non ho dubbi che, visto la confidenza, se mia madre vorrà, glielo direbbe, e gli tiri la frecciatina, non lo so. Eh? Lo so. Comunque, abbiamo scelto per questo. If you know my mother, you will understand that I cannot answer you, Your Eminence. I'm sorry, but... Do not worry, my son. I perfectly understand, and I expected nothing less from you. Discretion and secrecy are both pillars of the organization. Ah, apprezzato, bene, abbiamo... You are the worthy son of Sera. All the same, it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me, and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate. Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Questo è a tempo.
Allora usiamo l'abilità. Da tempo. Ah, dipende da cosa contiene, però ho paura che sia controproducente. Nel senso, questa è una lettera molto riservata. Benvenuto nel mio mondo. Ora ti capisco, Drio. La lettera è molto riservata. Lui abbiamo fatto fatica perché non ce la vuole dare. Se gli diciamo, beh, dipende da cosa contiene, lui dice, ah, è vero, hai ragione. Purtroppo, ora che ci rifletto, non posso dartela e potrebbe andare contro di noi. E quindi, visto che comunque lui è un uomo di scienza, se usiamo la logica contro di lui, potrebbe essere ritorta contro di noi. Però ci siamo conquistati la sua fiducia con la riservatezza. Quindi, cioè, perché non penso che il fatto di utilizzare sempre un'abilità sia a nostro favore, potrebbe essere controproducente. Che dite? E non posso, sono a tempo. Vabbè, ci abbiamo quella di dipende da cosa contiene. La consegna meglio la do domani mattina, una che non possiamo selezionare e l'altra non me la ricordo. Consegnamela, gliela do io domani mattina. Però quella non ha vantaggio, non ha usi l'abilità. L'abilità è dipendere da cosa contiene. E però ho paura che l'abilità sia controproducente, perché comunque hanno punti di forza e punti deboli e non vorrei che il punto di forza sua sia la logica e non sia il suo punto debole, perché è un uomo di scienza. Prima di entrare a far parte della chiesa era un uomo di scienza, quindi potrebbe avere come punto di forza la logica. Ragazzi, ditemi la vostra. Servita un cazzo quello che ho fatto, se non a perdere qualche secondo. Drio, vado di logica? Ho paura che la logica sia una gaff. Dai, logica, glielo. Allora, Mike dice di andare di logica, ma Mike finora le ha toppate tutte. Quindi potrebbe essere un punto a sfavore della scelta della logica. Però potrebbe aver ragione. Sbrigati! No, bisogna riflettere su queste cose. Poi mi ha risposto solo Mike. Riuzzo, ci sei ancora? Allora, il discorso... Senta il generale domani mattina. Il discorso che hai fatto calza, io andrei... 7 sia... di altro sarà. Vai. Ah, c'è anche potete contare su di me. Potete contare su di me o sì, gliela consegnerò non appena l'avrò trovata. Conta su di me. Io sono per potete contare su di me. Visto che ce lo siamo già ingraziati. Organina la concorda. Vado di potete contare su di me? Concordo, dai, vai. Don't worry, Your Eminence. Your secret is safe with me. You know my mother's reputation. As her son, I will defend the Dorishe's word with the same fervor. Ah, I would expect nothing less. Ah. Listen to me, my child. If I give you the letter, can you promise me before God? Sì, giuro su Dio, giuro su tutto quello che vuoi. Adesso la leggo io, però. Confronto, ultima fa... Oh, cazzo. Pensavo che era finito.
Nell'ultima fase di un confronto, devi, imperativo assoluto, convincere il tuo interlocutore dando una risposta corretta. In caso di risposta sbagliata, dovrai ripetere la fase fino a quando non avrai dato la risposta giusta. Non avrai terminato le gaffe a tua disposizione. Ah, quindi abbiamo o tre gaffe. Quindi le prime tre servono per portarti a arrivare al confronto, all'ultima fase. Se le sbagli, potresti non arrivare all'ultima fase. Se le fai giuste, arrivi all'ultima fase e puoi sbagliare, perché devi assolutamente convincerlo. Come puoi fare? O dai la risposta giusta, o hai tre possibilità su quattro di dare quella giusta. Vediamo. Anche questo è a tempo. Certo, non vi preoccupate, giurin giurello non lo possiamo fare, non credo nel vostro Dio, non mi sembra la cosa giusta. Non giuro su Dio, certo, non vi preoccupate, scusa. I swear by the almighty God to honor the promise that no one but my mother shall cast her gaze upon you. Erano solo due. Good. Non mi sembrava così difficile. Let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur Nerice. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priests safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her that time is short. Va bene. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Elementi nascosti, molti indizi, oggetti sono nascosti, alcuni avranno conseguenze sulla tua avventura, quindi mettiti alla ricerca. Quindi ci perderemo due live solo qua. Una lettera sigillata consegnata da Piaggi, destinata a sala di ricerca. Quando sarò nella mia stanza deciderò se aprirla. Carino il fatto che dobbiamo decidere noi se aprirla o meno. Poi decideremo se aprirla. Allora, guardiamo. Questo, secondo me, si vede un cazzo, però. Siamo su un'isola. Questo è Poseidone, dai. Zeus avrebbe un fulmine. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch, a biography of the great men. Cazzo, vabbè, prendi il libro. Potevamo leggerlo subito, carino che puoi leggerli anche subito. I thought no, my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Sorry. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monsignor His Eminence, Cardinal Pietro? Beh, abbiamo già conosciuto. He joins us straight from Rome. Oh, quello sembra un presidente americano. It's simpler. George Washington. President Washington. Of the United States of America. Ma va! Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Maurras de Richer. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our... Dovevo esplorare prima. Cazzo. Ho tentato di uscire e ricaricare. Perché io prima dovevo esplorare. Qua siamo andati avanti. Speriamo mi faccia esplorare dopo. Poseidone aveva il tridente, però Zeus aveva il fulmine. E quello non era un tridente. Quello non era un tridente. Sembrava una più. Esatto, una lancia, eccetera. Ci può stare? Un fulmine
No, non era un fulmine perché era piatta, non era... Era proprio una lancia con la punta piatta, costella, però non era costella. Io concordo con Morgana, conta su di me, vediamo. È Poseidone un tridente, e Poseidone un tridente. E Drio cosa fa? Cioè, devo, se te lo ricordi. Ricarico e esploro, posso esplorare anche dopo. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet. And you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? Do your own digs. Anche questo a tempo. Di mia madre, di una lettera. La lettera non nominiamola, di mia madre. At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His... Penso poi più avanti nel gioco. Ok, perfetto. Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Ricci's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right. Cazzo di pettegola sei, Washington. Speak yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not... Decisamente si ricarica dalla conversazione. Vabbè, sti cazzi, tanto avevano dato le risposte giuste, quindi la facevamo in fretta. Però se posso esplorare dopo che ho fatto sta cosa del camino. The reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Riche, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Inventati qualcosa. Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. Two members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Good Lord! Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friends. Holy shit. That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat. Very influential. He's also close to Lord Mortimer. So don't be surprised if he acts like he's at home. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I have already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington,
we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Ah, questa non è a tempo. Ok. Allora, ragazzi, io sono per restare a parlare con Washington, perché voglio scoprire di più che rapporto c'è con mia madre, e per controllare anche il salone. Però scopri cosa sa Hall su tua madre, quindi lo seguiamo, non è male. Però punto di più su restare a parlare con Washington. Voi che dite? D'accordo. Quindi anche tu sei per stare con le tette e Washington, ok. Sì. Beh, è il presidente. No, più che altro per... padre. E poi fa parte del nostro stesso ordine, della divisione americana. E poi è capo. È proprio il capo dell'ordine della divisione americana. Che è praticamente al pari di nostra madre, che siamo il capo dell'ordine della divisione parigina, che penso sia anche quella dove è nato l'ordine. Quindi siamo tre per il presidente, voi altri, Drio, Nico, anche gli altri timidi, se volete dire la vostra adesso, non vi mangiamo, Roar. Io non ne ho idea, no? Nico, non devi dirmi qual è la cosa giusta, perché non c'è una cosa giusta. Tu cosa faresti? Rana. Berta. Canguro. Templari assassini. Templari assassini, carino. Diventa Assassin's Creed. Kvindi. Mark, tu non mi hai detto la tua, però. Trio presidente, siamo quattro presidente. Anche per... faccia il signor Holm. Holm. Tranquillo, Roar. Presidente Washington o il signor, il fratello sfortunato di Sherlock? Presidente. Poi c'era da scegliere Holm e Sua Eminenza o Washington e le tette. Io sono sempre per le tette. E poi Washington. Sempre dietro le puppe si va. Perfetto. Presidente anche Rore, allora la scelta è facile. Tutti d'accordo su questa. Chissà come mai tutti d'accordo. Nicole non ha ancora risposto. Ah, non ha risposto. Forse presidente e donna. Con un notevole décolleté. Tutti gli uomini hanno scelto le tette, chissà come mai. E anche tutte le donne. Ma sì, ma voi avete usato più la testa. Let's see what Washington has to say. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. Louis, thank you for staying. Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. And President Washington is in fact the leader of the Order in the United States. I didn't know. Sorry to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. You did well. Secret... Anche lei fa parte dell'ordine. Inglese. Tutti i membri dell'ordine qua. And discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. Subito. Oh, Mortimer non me ne frega un cazzo. Come fai, Emily? And you, Emily, what do you think of my mother? I only know her through the Order. The one time we met, we only exchanged a few words in a corridor of Parliament. And was the exchange courteous or impassioned? I'm not sure if I understand. Was there any reason for her to be angry with you?
Under other circumstances, I would slap your face for even asking. But I'll put your lack of tact down to her disappearance. Know that your mother is a woman I would love to work with. Her reputation is entirely deserved. Mr. Washington will be able to tell you more. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. Se la bombava probabilmente. O Washington con le tette. Mi piacerebbe un po' meno, Drio. Tutti i membri, perfetto. Come la conosco? Where did you first meet her? I met Sarah during the War of Independence on American soil. She was introduced to me by a mutual acquaintance, and I must say that her sound advice prevented me from making some terrible mistakes. She may not be a soldier, but believe me, she deserves a statue as much as Lafayette does. Well, I didn't see that one coming. There's no doubt Mother has many secrets that are still hidden. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? Vabbè, questo ci attacchiamo al cazzo. My mother has always been fascinated by strange powers. Did she talk to you about anything like that? Yes. Her facility for discerning truths from rumor served me well. Such as preventing massacres, like the one at Salem, from happening again. Or convincing people that horsemen cannot ride around without heads. What was it that she used to say now? Keep an open and logical mind? Yes, that's it. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, non mi fa fare tutte le opzioni di dialogo, devo scegliere. Mortimer is a man of his word. You won't be disappointed. And I am persuaded that your mother's research is his main concern. Allora, se mia madre avesse lasciato l'isola non ha senso perché abbiamo avuto la visione dove spara lei. Quindi vado su, il resto dell'ordine ne è al corrente, secondo voi? Mother still is at the head of the Golden Order. I find it difficult to believe that she came to this island without notifying the other members. As for myself, I did not know. I am here at the request of Sir Holm, a situation regarding the Crown of England to resolve, and to see what Lord Mortimer has to propose to us. As for me, Lord Mortimer asked me here to speak about the future of America. I did not know that your mother would even be among us. In any case, no one has yet mentioned associating the Order. We haven't found many clues yet. Oddio, mostriamo il libro o non ne parliamo? Anch'io ho pensato la stessa cosa, fanno parte dell'ordine. Allora, Nico dice no, io e Silvia diciamo di sì. Tocca a voi, ragazzi. Dai, Washington comunque è il capo dell'ordine americano. Lei fa parte dell'inglese e comunque abbiamo... No, a parte le tette, che l'avrei detto alla fine. A parte quello, abbiamo visto nella nostra visione che lei almeno è un membro fidato. Perché abbiamo visto che nostra madre gli chiederà di nascondere un libro, lei lo farà e poi la mamma cerca di la uccidere perché così lo sa solo lei e non lo può trovare nessuno. Quindi di lei ci possiamo fidare. Mark dice che non lo farebbe, perché dice sì anche io. E anche tu cosa? Non lo faresti o lo faresti? Io sono per farlo. Cioè di lei ci possiamo fidare. E lui cazzo è il gran capo dell'ordine americano. Mostro, vado? Sì. Microar Riuzzo. Ah, ma è il libro mostrato sul molo però. Di nostra madre.
Michael non glielo farebbe vedere. But I did find a book that belongs to my mother. Where did you find it? That's what worries me. I found it hidden on the wharf. Do you think she was preparing to discreetly leave? I don't know. An extremely likely proposition. I'll believe it when I see it. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad has happened to her. Yes, I hope not. Careful, they're coming back. Cosa o no? E questa chi è? Quella che si stava sentendo male? Well, I am no, che stava dormendo. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. Prendono per il culo, anche lui prende per il culo. E lei è inglese, lui è americano. E lui dice, non passare troppo tempo con Washington, lo perderai il tuo bellissimo accento. E tra l'altro a me non piace l'inglese, preferisco l'americano. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. Oh, vediamo chi è quella statua. Vediamo se ci ho preso io o voi. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal, but I must say, he does have some outstanding pieces. So, who was that young lady with you? Opportunità persa, non l'ho vista. Com'è possibile che ho perso un'opportunità? Cosa? Quella di prima, quando è comparsa, che si è bloccata la tizia, che avevamo le cose che potevamo vedere, indagare, eccetera. Però prima si era bloccato. Qua non mi ha dato nessun elemento a UI che potevo capire che c'era un'opportunità. Sembrava una cutscene come le altre. Ah, non avevi l'abilità richiesta. Erudito, non ce l'hai. Ah, perfetto, perché sennò non aveva senso. Quindi mi confermi, Drio, che quando c'è l'opportunità e hai l'abilità per vederla, si blocca. Cioè, o meglio, c'è un rallenti che ti fa capire che puoi guardare in giro. Elizabeth Adams, Mr. President. Aveva la bavetta, Washington. Cazzo, è un bavosino. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. Indulgenza? Oh, stay calm. Washington looks surprised, but Holmes doesn't seem to see it. I wonder if he's being polite or if he really doesn't see his discomfort. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany no, you to your room. No, non posso controllare, vaffanculo. Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh man, it's been quite a day. Right.
Where is my room? Allora, perfetto. Visto che pensavo che ci andavamo diretti, a sto punto, sti cazzi. Io vado giù. Vado giù, no, perché non mi fa scendere. Sarai stronzo. Abbiamo trovato una moneta da collezione. Peccato non diano niente. Duchess Emily Hillsborough. La mappa. Controlliamo. Speriamo che appena arriviamo davanti alla nostra porta non parta la cazzo in che entriamo, perché mi lasci scegliere. That's me. Okay. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Grande, reale. Sembra la musica che c'era nell'hotel di Ghostbuster nel film. President George Washington. E divertiti a esplorare, c'è poco che un cazzo. Qui. A cash. La moneta. Però strano che abbiano messo le monete da collezione e non c'è niente legato, a meno che non ci sia un obiettivo. Però metti un collezionabile solo per l'obiettivo. Che spreco. Non ci fa scendere giù, sicuramente ci siamo persi qualcosa, eh. Vi gioco quello che volete. Mannaggia al cazzo. A bazant. E vedi, sono tutte diverse le monete. Cazzo, mettile visionabili con un po' bizantino. Monsieur Johann van Vulne. Io sono sicuro di aver perso roba giù. La cosa mi fa girare i maroni. Ah, l'elisir dorato. Libro. A few leaves out of an old encyclopedia.
150 scienziati e studiosi hanno partecipato alla produzione di questa prima sintesi dello scibile umano. Poterlo leggere, carina questa cosa qua. Anche perché tra l'altro sembra di aver capito che dà un punto a ogni roba da spendere. La camera ha fatto un po' così così. Decorum guide. L'etichetta non ci farebbe, sì. Anche persuasione, dopo decidiamo. In mannanza. Sir Jacques Peru. Peru. Monsieur Napoléon Bonaparte. Cazzo, c'è pure Napoleone. Questo è un gioco doppia comunque. Non avevano i soldi per fare tutti i personaggi, modelli 3D e farli doppiare anche una minima parte, fare le linee di dialogo. Quindi stanze chiuse, hanno messo i nomi, ma i personaggi, tutti questi personaggi non ci saranno, ve lo assicuro. Anche se non l'ho giocato, diciamo che ho cominciato a capire con l'Accademia come funziona. E come gestire alcune cose per renderlo il gioco più grande, credibile, eccetera, eccetera. Ma se non sbaglio, dove siamo arrivati? Duchess Emily Hillsborough. Esattamente. E ottieni tutti e tre punti in una botta. Devi trovare le tre pagine per poter dire: amici, io vi abbandono che sto cedendo al sonno. Recupero in seguito. Buona continuazione. Ciao Mark. Sì, tanto adesso vado nella stanza, leggo. Dovrebbe partire l'altra parte e vado in chiusura. Mi fumo l'ultima hit, ci facciamo due chiacchiere e poi chiudo. E sabato lo riportiamo, ovviamente. La nostra stanza era qua. Questa qua. That's me. Altro non c'è il salvataggio, peccato. Right. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Biagi's trust. What should I do? Peccato, aprire la lettera senza rompere il sigillo l'avrei fatto. Vi saluto anche io, buonanotte, ciao a tutti. Apriamo la lettera e tradiamo la fiducia di Piaggi, ragazzi, e Silvia. O non apriamo? Si poteva aprire senza rompere il sigillo, ma non abbiamo sotterfugi. Quindi quello non lo possiamo fare. Io sono per non aprirla. Voi che dite? Tanto bevo. Non aprirla. No, no, non aprirla. Allora siete d'accordo con me. Amore? Non l'apriresti. E allora non apriamola. Damn. Can't wait to open it, but I gave my word to Piaggi, so too bad. I'll wait until I hand it to mother. Wow. Nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. Vai a letto, è l'ultima cosa che faremo. Ma perché? Cosa succede? Io devo capire cosa succede quando vedo quel... Allora, è qua. Vede? Dove rompiamo il collider? Solo quando corro? Per il movimento di camera si clera. Sì. Perché
deve fare uno zoom. Deve fare uno zoom per l'inquadratura. Il problema è che se lo fai piano riesci a, quasi a gestirlo. Perché comunque è brutto da vedere. Se lo fai veloce lo spieghi. Quindi se lo faccio veloce non si tradisce la piaggio, esatto. Allora controlliamo le cose. Allora qua si va a leggere. Qua si guarda. Inferno by Dante. Lasciate ogni speranza a voi che entrate. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. La faccia dell'allegria. No! No! Non lo posso sbloccare. Qua ci fa uscire a leggere. Il letto è l'ultima cosa che dobbiamo fare. A ruble. Saint Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented herself as Judith beheading her mentor, who had raped her. Era stupido. Carino. Questa è roba che piacerebbe a Silvia. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. Saint Francis of Assisi in ecstasy before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. The conversion of Saint Paul by Caravaggio. It's incredible. It doesn't look like a copy, but I was sure the original was in Rome. Questo ciciula i quadri. Mortimer, ciciuli i quadri. Qua di Elisa. Piacere. Ecco qua, abbiamo controllato tutto. Probabilmente se andiamo di qua c'è la camera da letto e andiamo a dormire diretti, perché non ce lo fa a scegliere. Io direi di andare fuori. Cosa c'è qua? Andiamo fuori a leggere. Bella boccata d'aria. Ah no, c'è roba anche fuori. La faccia del balcone. Ma sono comunicanti. Andiamo nelle altre stanze. Zan zan zan. Ok. Posso vedere? No. Qua, libri? No. Un libro appoggiato male perché sta volando. Cristo. La luna è verde, va bene. Ma questo libro è un designer, molto probabilmente, quando stava mettendo le props, ha messo la telecamera male per appoggiarlo e se l'è dimenticato alzato. Vedi qua? L'allegria tutta in una stanza. Come dormire sonni tranquilli, veramente. Che ha materiali a fottere qua, eh. Cannocchiale? Cannocchiale. Non ci abbiamo il cannocchiale, allontanati. Qua si entra in stanza sicuro. Quindi vuol dire che in stanza qua ci sarà una moneta. Moneta da collezione. Ma non può entrare che la stanza di un altro. Qua c'è un'altra moneta. Dovrei mettere. Scusa, ma non... c'era il libro lì. Dov'è che mi fai leggere? Qui no, qui no. Qui no, entriamo in stanza. Che cazzo devo dire? Questa è la nostra camera da letto. I libri che volano. È la luna di Warhammer, esatto. Rio, ma per leggere i libri dovevo andare fuori? O posso leggerli anche prima di andare a letto? Carino lo skybox comunque, soprattutto le nuvole. Ci sta, peccato che siano statiche. Ci sta perché comunque era PS4.
Però l'hanno fatta talmente bene che mettere un piccolo loop che si spostavano sarebbe stato carino, magari anche lento lento, però ci sta. Non è un libro da leggere, è un simbolo per aprire le porte. Figa, io vorrei conoscere lo UI artist e lo UI designer che hanno pensato a sta roba. Anche perché quando trovi il libro è identico, forse è un pochettino più lungo, ma che scelta di merda. Vabbè. Andiamo dentro. È teletrasportato. Siamo andati in camera. Sapevo che sbagliavo a entrare. Leggi a fine sessione, ok, quindi prima di coricarci. Anche le mani qua un po' sbagliate, ma vabbè. Allora, al largo delle coste inglesi, confronto superato. Sono salito alla villa, ho costruito i movimenti di mia madre al molo, ho convinto Piaggia a fidarmi la sua lettera, ho conosciuto il signor Washington. Sono rimasto nel gran salone a parlare col signor Washington, ho trovato uno strano libro al molo, ho fatto delle domande su mio. Confronto fallito? No, perché l'abbiamo passato. Percorso, avrei potuto raggiungere Silorm Salotto, avrei potuto fare un incontro inaspettato. Ok, se andavamo con Silorm c'era un incontro inaspettato. Hai livelli a fottere? No. Carina come cosa. Quattro punti subito? Allora. I punti, questi quattro punti, dove li mettiamo? Allora, innanzitutto... A noi ci interessa. Sotterfugi per forza. Scienza. Politica. Così. Un punto. Ok. Allora ragazzi, ditemi se vi piace. Io metterei un punto a politica. Un punto a sotterfugi. Un punto a persuasione. E un punto a etichetta. Volevo mettere un altro punto qua per farlo salire, ma farei uno e uno. Che dite? Vi piace? È così, è così. Tanto queste mi funzionano, giusto? Dio? Cioè, se io gli metto... Se io li metto qui, dopo li posso utilizzare, perché ho almeno uno. Giusto? Oppure no? Metti punti, non mi pare, sblocchi. Aspetta. Quindi se io facessi così... Lo sblocchi dopo che ne hai messi tre... Perché prima i punti che metti servono per sbloccare. Mentre questi anche non sono sbloccati. Porca puttana. Bello. Carino. Rimane livello 0. Allora. Sembrava troppo bello per essere vero. C'hai ragione pure tu. Cosa sblocchiamo, ragazzi? Cosa portiamo a livello 1? E qua uno è da sbloccare. Potremmo sbloccare potremmo sbloccarne due. Perché qua ce ne manca uno per sbloccarlo. E poi possiamo dargliene uno. E già e possiamo sbloccare occulti no. Facendo casino. Però possiamo sbloccare manipolazione che lo sblocchi, ma non abbiamo l'abilità effettivamente. E se io ce lo metto, devo dargli l'abilità in manipolazione. Quindi possiamo metterne due qui.
E poi a sto punto ci portiamo avanti con uno. Quindi io farei così, che male non ci fa. E poi potremmo andare avanti con qualcosa qui o cominciare a sbloccare. Etichetta, ce ne buttiamo due. No, non ho capito io. Messo il punto mancante alla manipolazione. Ah, ok, messo il punto mancante alla manipolazione. Devo mettergli un altro punto. Gli altri punti servono per portarlo a livello 2. Ok, giusto, giusto. Quindi volendo potrei o portare su di un livello questo, tipo così va a livello 2. Ok, quindi noi mettiamo un punto sicuro qua che la sblocchiamo. Basta uno, sì sì, ho visto. Ok, adesso ho capito. E poi che dite? Facciamo salire una che abbiamo già o ne sblocchiamo una nuova che non si sa mai all'inizio? E io sbloccherei etichetta, perché ci serve per lusingare o insultare le persone, che non mi dispiacerebbe. O persuasione anche, che non mi dispiacerebbe. Ditemi voi. Quanto abbiamo? 3 punti. O potenziamo di più una che abbiamo già, o ne sbocchiamo una nuova. Io sarei per sbloccare nei primi episodi, nelle prime parti dell'episodio, sarei per sbloccare più possibile. Perché abbiamo persuasione che convinci le persone con la forza di volontà o il tuo atteggiamento. E con il tuo atteggiamento. O se no, etichetta che adotta il comportamento più idoneo in qualsiasi contesto sociale è utile anche per lusingare le persone o per insultarle. Sbloccare anche occultismo. Persuasione è un'alternativa. A che cosa è un'alternativa? Piuttosto che persuasione è sempre è utile. Andiamo di persuasione. Persuasione ed etichetta sono buone alternative ad interrogatorio, che è più invasivo. Infatti l'interrogatorio ce l'abbiamo qua. Quindi andiamo di persuasione. Vedo che dite persuasione. Etichetta non mi dispiaceva, però lo facciamo poi. Tanto ogni livello ci dà 4 punti abilità, ho visto. Quindi piano piano comunque. Ci si hanno. E di persuasione allora. Hai persuasione ed una prossima opportunità etichetta. Perfetto, persuasione etichetta. Ok. Conferma. Equipaggiamento di manoscritti. Qui puoi scegliere cosa leggere durante la tua avventura. Per ogni manoscritto otterrai punti abilità al termine della missione.
Ah, per fortuna ci fa vedere il personaggio. Questo ci dà un punto in persuasione. Questo un punto in scienza. Questo un punto in etichetta. Questo un punto in etichetta. Io andrei su etichetta perché è il prossimo che vogliamo bloccare. E così dopo ne dobbiamo usare solo due per sbloccarlo. Quindi potremmo fare questo e questo, così abbiamo anche occultismo e saliamo di altri due. Che dite? Vi piace come idea? O fareste altro? Vi ripeto, io metterei etichetta, perché dopo noi vogliamo fare etichetta. Quindi se prendiamo altri 4 punti, ne mettiamo uno qui, abbiamo 2 punti, cioè etichetta, che ci dà un punto, quelli. 2 punti li spendiamo qui, 2 punti ci avanzano e sblocchiamo occultismo. Vadi, faccio, batto, batti lei. Vada, vada. Vadi, vadi. E allora, etichetta, è giusto, etichetta questo. Etichetta. Altro, uno davanti all'altro, quindi. Etichetta. Altra visione? Altra visione. Anzi, ma con la bocca chiusa, perfetto. Belli gli scacchi. Your turn. The servants are not very efficient. Durocher can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of De Richet's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. Hmm. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Ah no, c'è Bonaparte. Allora qualcun altro non ci sarà. Non credo che abbiano avuto i soldi per metterli tutti. Please forgive me for this late hour. It is never too late, and we have much to discuss. One last move? Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this. Come, come, take a seat, my friend. Mike, ci sei ancora? Ciao Benigni, è vero, ecco che è successo. Devo dirti una cosa. Ricordi questa scena, che poi devo dirti una cosa. Quanto dura sta visione? A little nighttime stroll, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. E m'amore Washington. Peppermint, lime flower and valeria. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. Abbiamo appena visto quello che è successo. I'm coming. Allora.
quest. E guardiamo la prossima. No. Comunque animazioni ma che non esistono, sono girate. E da qualche parte hanno dovuto tagliare. Costa un botto fare le animazioni. Non ci sono espressioni facciali. Non mi sembra di averle viste. Ne ho viste poche e molto macchinose. È molto. Viene il termine stanco, ragazzi. Non fluide, ecco. Stavo pensando prima che ti ho chiesto. Allora, facciamo così. Allora, noi lo continuiamo sabato, ovviamente. Adesso ci facciamo due chiacchiere. Torno al menu e vediamo dove ci ferma. Stanza delici. 3.12. Ha salvato adesso. Partiamo direttamente da lì, perfetto. Usciti, famo così. Botto di roba sbloccata su Steam. Andiamo dopo. Allora, cosa volevo dire? Mike, hai presente l'origine del mio progetto personale che ti ho raccontato giovedì pomeriggio? Ecco, mi è venuto un flash. Lui sta vivendo le ore di altri personaggi che sono dentro questa villa prima che le cose accadano e poi ritorna indietro. Non rivive lo stesso giorno, vive giorni più avanti e indietro. Ti ricorda qualcosa di quello che ti ho detto? Puttana e miseria. È proprio vero che la gente non si inventa più niente. E io che quando ho avuto l'idea ho detto cazzo sembra una figata come progetto eccetera. Poi inizio a giocare a questo, vaffanculo. No Mike, non è plagio, è che non esiste più niente di nuovo. Prima lezione di design che abbiamo fatto. La prima cosa che ci ha detto è voi avete un sacco di idee, dovete essere capaci a scartarle. Perché solo una sarà giusta e non vi dovete affezionare. Se è sbagliato lasciatela andare, non perdete tempo. E non si inventa più niente di nuovo nessuno. Neanche Kojima ci è riuscito con Death Stranding. Prendi un'idea e mettici la tua storia, il tuo modo di... il tuo gameplay, eccetera, eccetera. Sì, ma no, ma penso che in qualsiasi settore, ruolo, eccetera, non ti inventi più niente. Puoi prendere qualcosa e mettere la tua visione, fare qualcosa di originale. Sì. Ma inventarti qualcosa di nuovo da zero non puoi più. In questo caso è successo in tempo reale. Esatto, Drio. Cristo santo, guardate. Quanti annunci sono stati fatti stasera? Cioè c'erano live, Deep Silver, Oculus. Vediamoli. Sarà contenta Silvia. Perché se ci hai fatto caso... Hai visto tramite gli occhi di un servo fino a quando Washington non ha bussato. Sì, sì, tu eri sul servo, stavi vedendo mentre ti sei addormentato cosa succedeva nella stanza di Lord Mortimer, credo. Era con Holm a giocare a scacchi. È arrivato Bonaparte, dovevano parlare. Abbiamo incontrato Washington che diceva di fare una bella passeggiata per avere sonno. In realtà stava venendo da noi. Quando ha bussato ci ha svegliato.
Figo. Tra l'altro, ragazzi, chi è rimasto di tutti quelli che c'erano dall'inizio, ciao Benigni, quel ciao Benigni mi fa morire, se lo vedo in chat. Cosa ne pensate? Vi sta piacendo? Vi intriga? Altro Silvia non mi ha fatto le copertine. Ho dimenticato di chiedergliele. Dovrò dirglielo domani. Cosa ne pensate? Vi sta piacendo? Non vi sta piacendo? A me sta piacendo veramente tanto. Aspettate, c'è un problema. Mi sono accorto adesso, non so perché. Cioè, penso di sapere chi è stato, che non è più in redazione, ma non so perché l'abbia fatto. Rio non ha più né il moderatore né il video. Questa cosa. Dobbiamo rimediare immediatamente. Com'è che si faceva? Slash. Slash. Slash cosa? Drio Akum, no, moderator, come cazzo si fa Drio? Recensione hanno parlato per... Allora, aspettano un attimo. Se ce la fai diventi famoso, vero? Perché se ci hai fatto caso che le recensioni hanno parlato per me. De che? Del gioco? Vabbè, anche la tua recensione. Non le recensioni, anche la tua recensione. Come si fa a dare il moderatore e il VIP a un utente con il comando in chat? È slash il nome utente, poi spazio VIP o slash moderator barra VIP e poi nome dell'utente? A me non fa né caldo né freddo. Cosa? Il gioco Roar? Slash. Mod utente. Rio. Uma. Andato? Ip. Non vedo per ora, ora sì. Ah, io vedo la spadina, vedo il VIP, adesso non vedo più la spadina, ma vedo solo il VIP, non so perché. Mi riferivo al gioco, cazzo, mi spiace Roar, a me sta piacendo un botto. Sono mod o sono il VIP? Però è meglio il mod, scusa. Aspetta, esce mod. Non posso entrare e continua a sbagliare, puttana Eva. Come? Lo spazio. Se sbaglio, fatto. Io mi riferivo al gioco. Mi spiace Roa, perché a me sta facendo un botto. Sia il setting, sia le meccaniche, come è stato strutturato la storia, il fatto che ci sia dell'occulto, il fatto che, tra l'altro, lo vedi con me, noi come personaggio, che dice che fin da piccolo avevano da questi mal di testa, però non parla delle visioni, ma adesso, da quando siamo arrivati qui, abbiamo cominciato a avere le visioni. Ciao Roar. Ok Drio, sei una cosa o sei l'altra. Vai tranquillo, vai pure a dormire. Comunque, visto che non ti fa né caldo né freddo, allora io non porterò
Before the Storm. A me non fa né caldo né freddo. Ovviamente scherzo, eh. Ma che te la prendi? Stavo scherzando. Anzi, quando tu non eri ancora arrivato, avevo detto. Quando non eri ancora arrivato, avevo detto che una volta finito questo. Una volta finito questo, volevo portare il Before the Storm e devo scegliere se portare solo l'espansione o tutto il gioco, lo rigioco e poi facciamo l'espansione per avere più completezza. Quindi vai tranquillo, era una battuta. Grazie per il ruolo, ma va, ci mancherebbe, Dario, cioè sei sempre stato moderatore, sei nel gruppo dello staff, sei sempre stato moderatore. Con tutti contenti, soprattutto io e Silvia, che sei venuto a fare un salto in chat. Lo sai che se passi qui e vedi qualche cazzone, tu devi essere il moderatore e quando e se vorrai tornare la porta è sempre aperta, quindi ci mancherebbe. Soprattutto, diciamo che ora si sta, quanto stiamo morendo e stiamo sudando io e Paganello, c'è meno tossicismo, mettiamola così. Quindi tranquillo, non ringraziare. Non si scherza su Before the Storm e su Claw. No, tranquillo, infatti io scherzavo e ci scherzo. Foto quanto dice Paolino, che ho per la parte esterna della redazione. Vedi, anche Roar è d'accordo. Penso che con quello che ho detto in generale... Quindi notte roar. Sento odore di intrighe tra i venti. Miti e leggende. Sì, sì. Miti e leggende. Allora, intrighe tra i venti, sì. Dovresti saperlo perché essendo insieme a me nel progetto comune e nel team dell'Accademia hai visto quanto sto morendo. Quindi intrighi e tradimenti sempre, perché è il bello della vita anche questo. E miti e leggende ce l'hai davanti perché Drio era un mito e una leggenda. Tant'è vero che c'era questa cosa che c'è tuttora, adesso che è appena entrato Greco in redazione, anche quando è entrato, qualsiasi persona entrava in redazione, io dicevo sempre, ricordati prima di firmare il patto per entrare in redazione, io dicevo, ricordati che la tua anima è mia, ma il culo è di Drio. E questa cosa, gliel'ho detta anche a Greco, ricordati che la tua anima è mia. E nel caso dovesse tornare, il culo è di Drio, quindi stai molto attento. Esatto, c'è proprio quella emoticon lì, è perfetta. Che bel contratto, sì. Però te lo dico prima, cioè sei tu che devi scegliere dopo. Comunque veramente veramente bello le consigli. Adesso devi fare l'urlo di Xena, l'ho visto adesso. Non sono capace a fare l'urlo di Xena. Fallo tu. Mandami un audio che lo fai tu e lo faccio sentire in live. Il contratto dove hai da apparecchiare il culo. Una delle frasi più belle che ha detto Drio, non mi ricordo a chi, era qualcuno di nuovo che... aveva fatto una cazzata e di solito
intercedeva Drio per me, perché Drio comunque è un patatone. E quindi cosa succedeva? Sapeva che come Facchi, anche Facchi è un patatone, quindi cerca sempre di parlare prima lui di me e mi ferma sempre perché sa che se arrivo io sono cazzi, sono uccelli per diabetici. E quindi Drio capiva quando qualcuno faceva qualcosa, eccetera, faceva il finto cattivo, perché non può essere cattivo Drio. Quindi faceva vedere che era lui a cazziare, tra molte virgolette, per far star calmo me. E quindi mi ricorderò sempre questa frase bellissima che tutt'oggi utilizzo ancora io e ho utilizzato anche in accademia con voi, dove diceva, gli aveva detto, te lo infilo talmente tanto nel culo che chi riuscirà a estrarlo lo nomineranno Re Artù. Quella volta che l'ho sentita mi sono ribaltato così dalla sedia. Stringi le balle e urla. Fallo tu, mi mandi l'audio e io lo faccio sentire in live. Te la ricordi, Drio, sta frase? Molto poetica, devo dire. Sì, Drio era fantastico, era un poeta per queste cose. Allora, se lo fai tu, io lo faccio sentire in live, poi lo faccio io. Forse. Se non la smetti, te lo era. Se non la smetti, te lo picchio talmente forte nel deretano, perché non era dietro, era proprio nel culo, però. Lo infilo talmente forte dietro che se qualcuno lo estrarrà, io lo nominerò, l'estrarrà, lo nominerò Re Artù. Non posso, c'è mia nonna che dorme. E allora niente. Fantastico, abbiamo passato dei momenti bellissimi con Driuzzo. Tra l'altro, Drio, parte tutto? Parte veramente tutto? Il tornare in redazione, eccetera, tutte quelle cose lì, che di quello ne abbiamo già parlato. Devi venirci a trovare, Driuz. E ormai sono 3 anni, 4 anni che non ti vedo, non so più neanche come è fatta la faccia. Che ufficio ad Alexandros quando mi prese per il culo, adesso ricordo. Fantastico. Che bei momenti, cazzo. Che bei momenti. Quanti anni fa? Che bei momenti, quello, il caffè, Drio. Andiamo a berci un caffè. O papà che te lo diceva, Drio, andiamo a berci il caffè. Buon'anima. Il suo secondo nome divenne Roccia per una ragione. È vero. Perché era la tua roccia, è vero. Che finuccia anche lui che ha fatto. Vabbè, ragazzuoli, detto questo, io la Itz me la sono finita. Abbiamo finito, l'acqua ho finita, non posso bere. Quindi, vi metto la schermata, che la lascio per YouTube, ovviamente. Che vi volevo dire? La live finisce qui, spero che il gioco vi sia piaciuto. Ovviamente lo porteremo avanti e lo finiremo. Domani, barra dopodomani, appena avrò la copertina fatta da Silvia, uscirà su YouTube, la troverete poi nel canale Telegram.
Io tentavo il cappuccino perché almeno i colpi erano a salve. O il caffè decaffeinato era, non mi ricordo. Comunque sì, lo ricordo questo. No, comunque dicevo. Non so perché in questa schermata non si vede la chat. Vi dicevo, la live. Fatto casino. Adesso dovrebbe vedersi. La live. Come dicevo, la ritroverete su YouTube. Io ringrazio tutti quelli che sono passati, tutti quelli che sono rimasti fino adesso, tutti gli eroi su YouTube che se la sono riguardata e sono arrivati fin qui. E come al solito, vi invito, tanto siamo in live tutti i giorni di tutte le settimane, la sera, tranne il sabato e la domenica che siamo di pomeriggio. Quindi vi invito a passare ogni tanto se volete fare due chiacchiere con noi folli della redazione, gli scappati di casa che sono qua in chat, che siamo una bellissima famiglia. E vi ricordo che domani ci sarà il buon pago nel live, penso, con Triangle Strategy che sta recensendo. Forse siamo andati lunghi, ma siamo solo io e Pago nella recensire. E noi invece ci rivediamo venerdì, dove porterò Gears Tactics, e sabato pomeriggio che continuiamo The Council. Detto questo, ragazzi, grazie a tutti. Non ho capito perché se metto la chat scompare il bot, se metto il bot scompare la chat. Questo valmelo, vallo a capire. Ma noi a sto punto ci vediamo domani con Pago nel, quindi passate, fategli compagnia e salutatemelo. E noi ci rivediamo venerdì. Detto questo, ragazzi, grazie a tutti. Buonanotte. E come sempre, buone botte. Ciao ragazzi. Ah, e comunque anche se ho riattivato la chat, non si vede. Vai a capire perché. È sparito tutto, bottino, chat, eccetera. Notte ragazzi.